Io ritengo che noi dobbiamo pensare di portare il più possibile a Milano di quello che riguarda la, diciamo, le strutture e gli enti, le imprese finanziarie. Nello stesso tempo abbiamo concorrenti molto forti, concorrenti molto capaci, e quindi però dicevo, porre questo tema fra gli elementi di discussione dello sviluppo del paese sia uno degli obiettivi che dobbiamo fare in questi giorni. C'è bisogno chiaramente di una consapevolezza che fare il distretto finanziario a Milano significa rimettere in moto lo sviluppo, significa anche risolvere problemi collaterali che gravano come un macigno sulla crescita del paese, il bancocentrismo con banche incapaci di poter utilizzare appieno la leva finanziaria, certamente sviluppare un mercato attraverso la costituzione formale di un distretto finanziario a Milano sulle linee guida che noi proponiamo alle istituzioni può dare una risposta veloce, pragmatica, a beneficio di tutto il paese, perché Select Milano vuol fare sistema. La creazione di un vero e proprio distretto, un distretto d'affari a Milano, secondo me è la risposta concreta, è l'approccio giusto per provare davvero a garantire a questo territorio una collocazione, una localizzazione di nuove attività ad alto valore per il territorio medesimo che le ospita. La politica deve essere aiutata. Con massimo rispetto il sindaco è andato a fare visita al sindaco di Milano, è andato a fare visita al sindaco di Londra, ma direbbe una persona che ha lavorato tanto in questa città, ma che ci azzecca? Cioè nella City di Londra chi comanda nel quadrato magico, nel quiglio che conta è un altro sindaco. Forse bisogna dare la giusta consulenza. Allora la politica ha bisogno di consulenti. Il politico deve avere visione, deve avere prospettiva, deve avere capacità di... Poi le profondità devono darle i tecnici. Ecco, io penso che in questo ragionamento, tutto politico, penso che possa venire uno stimolo su come Milano Select possa aiutare concretamente anche la politica a svolgere questo ruolo. Sicuramente l'idea di lavorare affinché l'area Expo, o comunque sia Milano, sia sede della finanza mondiale dopo Londra è molto intelligente, lungimirante, c'è una finestra temporale molto ampia per farlo e bisogna percorrerla soprattutto con il contributo del mondo privato. La politica poi deve dare al mondo privato quelle chiavi di volta necessarie per rendere tutto ciò realizzabile e molto appetibile. Noi come Camera di Commercio americana, della quale anche l'avvocato Arnaboldi è il vicepresidente, siamo assolutamente a favore e a sostegno di questa iniziativa. So, the market now needs some direction. The British political system is not giving that direction and will not do so for another 4, maybe 5, 6 months. And then there'll be a period of negotiation for 2 years, by which time the banks, we hope, will have moved to Milan. Opportunità, quindi ampio e più integrato controllo di flussi finanziari anche per la lotta non soltanto al riciclaggio, finanziamento al terrorismo, anche per la lotta all'evasione. Maggiori possibilità di prevenzione del riciclaggio, della corruzione e del finanziamento al terrorismo, integrazione con un sistema di intelligence che già è efficiente. Il nostro è già un sistema di intelligence estremamente efficiente e competente. Criticità, impianto normativo antiriciclaggio molto avanzato, però al tempo stesso farraginoso. Questo potrebbe spaventare gli investitori stranieri. Livello di preparazione informatica e sicurezza informatica insoddisfacente. L'analisi condotta dal gruppo PISA nel 2012 ci poneva alla trentesima posizione le competenze informatiche dei nostri studenti. E in un'infrastruttura anche informatica, la digitalizzazione del paese che ancora fa fatica ad avanzare.